Molto più su dell'attimo, molto più su dell'attimo. Perché mi interessa questo? Se studiate, se cercate delle cose, non vi ci perdete troppo, perché non siamo qua per imparare questo, per imparare un sacco di informazioni, siamo qui per crescere come individui. Ma se iniziate a studiare tradizioni esoteriche, vedrete che tutte si rifanno esattamente a questo, con linguaggi diversi, con tradizioni diverse, dai sacerdoti egizi, che anticamente erano anche faraoni. E la verità era molto profonda, pensate, il politico, colui che gestisce il paese, deve essere anche colui che è spiritualmente più evoluto. Pensate che bello se fosse veramente così. È una grande verità, gli egiziani erano molto avanti. E quindi il faraone doveva subire delle iniziazioni profondissime, fortissime. La piramide stessa pare una camera di iniziazione, non una tomba. Ci sono varie teorie, che serviva per i grandi iniziati o per i faraoni, per vivere gli stati di coscienza più alti, affinché persone che sperimentavano, noi lo chiamiamo Dio, la verità più alta, potessero poi regnare e illuminare gli altri, e quindi regnare con saggezza vera. Vedete, cosa molto molto bella. In tutte le tradizioni troviamo questi piani, queste esperienze. Qua avrei dovuto scrivere piano fisico, ma sarei stato troppo ordinato e sarei stato troppo furio, quindi non è da me, va bene così. Abbiamo già visto, e quindi lo riaccenno velocemente, che questa parte riguarda tutta la personalità, mentre la parte più alta riguarda il lato spirituale di noi. Quindi la mia intenzione non è dividere la persona in due, perché la divisione non è netta, adesso ne parlerò meglio. Però mi interessa vedere che più saliamo e più ciò che è in alto congloba in sé anche ciò che è più in basso. Attenzione bene. Chi vive soltanto di piano fisico, io lo dico parole mie, è un bruto. Olivetta, per esempio, alzati un attimo. Questo è l'esempio, la persona più adatta per questo tipo. È buono anche per prendere coscienza, consapevolezza. La persona che sperimenta emozioni, anche a livello sottile, anche a livello grossolano. Io uso il mio linguaggio, ripeto, potrei usare linguaggi esoterici, alchemici, ma preferisco questi semplici. La chiamo una persona comune. Le persone che sperimentano il piano mentale, tu direi, ma pensiamo tutti? No, per quello che ti dicevo prima. Poche persone sono creative veramente, cioè pensano creativamente, che poi è il vero pensiero, di cui vorrei parlare anche in un altro incontro, un argomento molto molto fine. Ti basterà sapere che gli iniziati dicono che tu non crei nessun pensiero, tu sintonizzi solo con dei pensieri che già esistono. E questo è il piano mentale, che ovviamente non riguarderà mai un'idea. Le persone che toccano il piano mentale, quindi che già hanno dei pensieri creativi, sono persone di talento. Il talento, quella luce che emerge da diverse persone. Non importa se nel vendere pentole, nel capire la matematica, nel crescere figli veramente con un fuoco particolare, non importa in che cosa, tutti noi sappiamo sentire il talento di una persona. Se mettiamo da parte la nostra competitività, il nostro senso di sfida, spesso le persone di talento purtroppo risvegliano gli altri, e quindi sono quelle di cui anche a volte si parla peggio, si critica, eccetera, eccetera. Se mettiamo da parte tutto questo, noi riconosciamo immediatamente il talento. Nei giovani a scuola sono quelle persone che capiscono subito le cose, per esempio, che hanno qualcosa in più, una persona talentuosa. Ma una persona di talento può essere ancora una persona che non ha sperimentato direttamente verità spirituali. Ma allora perché ne parli? Perché questo ha a che fare con lo sperimentare indirettamente le cose di cui dicevo. So che non ti è chiaro, è una mia cosa in cui sono famoso, non farmi capire mai, ma piano piano mi spiegherò meglio. Salendo più in alto, il piano causale è il piano in cui poche persone arrivano. Io uso sempre il mio linguaggio. È il piano dei geni. Un genio è diverso da un uomo di talento. Un genio manifesta la qualità della divinità in ciò che fa. Guarda un quadro di Caravaggio e non ti dovrò dire più niente. Guarda una scultura di Michelangelo e vedrai che Michelangelo non è soltanto una persona di talento. Se ti piace la fisica, leggi come Einstein è arrivato alla teoria della relatività. Non è solo talento, è genio.
Il genio non è una persona più brava di una di talento. Il genio non è quasi mai il primo della classe. Quasi mai. Il genio non è quello che ha il quadernino ordinato e che si sforza di prendere 8, 7, 10 all'interrogazione. Il genio è quello che ha il wifi. Ma manifesta su questo piano fisico una qualità spirituale. Senti la musica di Mozart. Mozart non è solo un uomo di talento, è un genio. La vera scuola, la scuola del domani, e che tutti noi parteciperemo a costruire, e che mi piacerebbe anche partecipare direttamente, avere degli incontri nelle scuole come anni fa facevo, è una scuola che educherà i ragazzi alla genialità, non al sapere, ma al creare. Oggi se io accendo il mio iPhone e vedo su internet tutte le cose, Wikipedia sa molte più cose di un professore, ma Wikipedia non può scrivere una poesia che non esiste. Non può trovare un teorema che non è ancora stato inventato. Non può dipingere un quadro che non c'è ancora oggi sul piano fisico. Quindi domani la scuola non si preoccuperà che tu sappia tutto, perché c'è Wikipedia. E perché oggi ce l'hai nel telefono, domani ce l'avrai un chip nel cervello. Sai già. Ma si preoccuperà della tua genialità. Puoi creare qualcosa che non esiste, perché i computer non lo sanno fare. E su internet non c'è quello che non esiste ancora. Questi, signore e signore, sono gli uomini più importanti, i geni. Ci portano qualcosa che non abbiamo ancora. Ci ricordano qualcosa che forse è sempre stato, ma ce la siamo dimenticata. Mi piace sempre ripetere questo. Van Gogh fu licenziato perché il direttore della scuola dove insegnava i disegni disse: te non sei geniale. Bravo sto direttore, c'aveva un senso dell'arte. Era un genio sto direttore. La cosa che vi colpirà è che il direttore della scuola che ha licenziato Van Gogh, che faceva? Il pittore. Bene, questo è ciò che un genio non è. Quello che sa tutto. Sa che tu non sai disegnare. Sti disegni stranetti, queste stelle strane, ma che mi rappresentano, ma che stai a fare? Disegna come si deve, come io so fare, come tutti sanno fare. Ci aveva davanti Van Gogh. Se vedi un suo quadro, se ti metti vicino a vedere la pennellata che ha dato su quella tela, vedrai che non è un uomo di talento, è un genio. Non è bravo, è un genio. I suoi quadri possono piacerti o no, ma è geniale. La sua pennellata, io mi sono avvicinato al museo del Louvre, ha suonato tutto, la sua pennellata, se ti avvicini, è molto al quadro, la freccia di dipinge, non è pensata, non è soppesata, è il tratto del genio. E tu allontanandoti, guardando di questo quadro, questi quadri, sentivi il genio, che quasi è più importante di ciò che il genio ha fatto. Perché? Perché il genio, attraverso le sue opere, parla del suo contatto con i piani alti della vita, della sua intuitività, del suo vedere le cose da genio. E quindi anche se tu non farai mai il pittore, puoi risvegliare il genio in te. E questa è la scuola di domani, risvegliare il genio in te. Sfornare la scuola, più ragazzi geniali, intuitivi. Non importa se siano geniali in matematica, nel dipingere o nel creare un nuovo modo di fare rosette. O magari pastarelle particolari. Può esistere un genio in un settore che oggi non conosciamo ancora. Non è così. Attenzione, perché questo si collegherà tantissimo all'energia che noi maniamo. Salendo su un piano più alto, uso sempre il mio linguaggio, permettetemi di usarlo. Abbiamo i santi. Marcello. I santi. Non c'è un santo che non sia un genio. Ricordati bene. Ciò che è più in alto ha in sé tutto ciò che è più in basso. Nessun uomo può arrivare a Dio senza aver sperimentato la genialità. I santi sono geni che non si sono persi nella loro genialità.
che ne pensi quello che dico? Non devi essere d'accordo, devi invece accendere il tuo cuore. Questo è fortissimo. Ma allora sto dicendo che Caravaggio, nella sua genialità, aveva in sé anche la bubbità. Certamente ce l'abbiamo tutti, no? Ma Caravaggio gli era più vicino. Sai perché? Perché aveva un'energia enorme. Non ci credi? Potrebbe dipingere così una persona che ha una tacca di energia, ma se sta a scaricare il cellulare. E quindi qui mi interessa porre l'attenzione su questo. La genialità, e per questo siamo già su un piano molto alto, accade soltanto a persone che hanno un'altissima energia. E infatti la genialità, pensa a un genio che ti piace, la genialità ti manifesta sempre una profonda energia. Nulla di geniale ti dà un senso di mancanza di energia. Se vedi un genio depresso, non è un genio. Tu dirai, ma Van Gogh era depresso, si è anche sparato. Ma tu l'hai mai visto dipingere? Non sto scherzando. Domani queste cose si insegneranno ai ragazzi. Se un ragazzo esce da scuola sapendo il teorema di Pitagora, ma se un ragazzo esce da scuola sfornando un teorema che ancora non esisteva, è un pochino meglio. Il teorema di Pitagora lo sa Wikipedia. E serve a un ragazzo soltanto per capire la matematica e per creare idee sue nuove. Quindi, tornando a noi, che cos'è una persona che aumenta piano piano la sua energia? E chi è l'ultimo? Pigi. Questo per dire che l'ultimo livello ha a che fare con l'umiltà, ovviamente. Non scrivo niente, ma te lo dico, quelli veri però. Scemo chi legge. Allora, forse ho scritto un po' piccolo, ma altre cose ce l'ho grandi. Maestri, santi, geni, di talento, comune e bruto. Quindi, permettimi di dirla così. Sai, senti che Gesù ha qualcosa in più di un San Pietro. Lo senti istintivamente, intuitivamente. Fortissimo questo. I maestri è un piano misterioso. I veri maestri sono la completa fioritura dell'uomo. Sono già quel che tu sarai. È il futuro nel presente. È l'omega nell'alfa. È la presenza di Dio in mezzo alla materia. È un mistero. È la trascendenza pura. Che è questo schemino? È qualcosa di profondissimo ed è qualcosa che aspetta tutti noi, almeno fino a qui. Da qui in poi devi pagare il diploma a me. No. Vedete? Ora dico una cosa che si dice più in Oriente che in Occidente, ma è vero anche per gli occidentali, tutto quello che è vero per tutti. Qui c'è la dogana, nel senso che qui non per forza devi tornare. Quindi noi in realtà dobbiamo arrivare soltanto fino alla santità. Fortissimo. I maestri non devono tornare. Ci sono maestri, io li chiamo maestri invisibili, mi avete già sentito parlarne, che sono con noi, sono in mezzo a noi e sono anche qui a dare la loro emanazione, a ricordare da maestri al maestro che non sa di esserlo chi è veramente. E aiuta questo pur non dovendosi incarnare.
L'incarnazione di un maestro è qualcosa che accade al di là di tutte le leggi materiali. Non è dovuto. Posso usare un linguaggio orientale. Non è vincolata alla legge del karma. È qualcosa che accade al di là delle leggi. È un dono. È incredibile. E questo è simboleggiato nel nostro bellissimo cristianesimo vero, dagli angeli che adorano Gesù. Gli angeli sono esseri molto elevati, eppure adorano Gesù bambino. Gesù bambino, probabilmente non c'è ancora la Bibbia attacca addosso. Perché? Perché sua è la scelta. Ha avuto un coraggio enorme, si è incarnato. Potentissimo questo. Cosa molto molto profonda, molto potente. Perché parlo di questi schemi? Io non ho mai amato gli schemi e non sono una persona schematica, ma perché certe cose possono dare delle indicazioni molto grandi su tutti noi. L'indicazione che oggi mi interessa accendere dentro te, dentro me anche, è il fatto che questa scala ha a che fare sicuramente con una cosa, non solo col tempo, ma con l'energia. Man mano che la nostra energia aumenta, noi arriviamo a un punto in cui dobbiamo, è tempo di saltare. Quindi, qui torno a quello che dicevo prima, perché aumentare l'energia del praticante? Gesù diceva, venga il tuo regno, per materializzare qui il regno di Dio, per portare sulla terra qualcosa di elevato. E quindi aumentando la tua energia, è vero che con una fionda fai meno male che con un missile, ma è anche vero che con tanta energia puoi fare qualcosa che senza non puoi fare. Una composizione, una scultura, il modo in cui educhi i figli, ciò che emani. Bene, se vuoi avere un'influenza sugli altri, non puoi non avere energia. Ha influenza sugli altri solo chi ha una grande energia. Attenzione. Una grande energia non si accompagna per forza con santità. Hitler non era un santo, ma era un uomo incredibilmente di talento. Oggi vedete, noi siamo qui a dire no, ma che ci voleva dire Hitler di no? Se tu fossi stato seduto a sentire Hitler parlare, avresti sentito un'energia potentissima. Capisci? Che cosa voglio dire? Che l'energia possiamo farne due, scusate l'esempio un po' brutto di Hitler, ma possiamo farne due grandi risultati, ovviamente. Possiamo anche dirigerla verso il basso, pur avendo tanta. Ti faccio un esempio. Facciamo alzati di un attimo. San Rolex. Non un santo. Marcello si alza e dice una cosa. La dice con energia. Che siate d'accordo o no, vi ipnotizza. Questo è un effetto, anche per persone che non conoscono le leggi occulte, dell'energia di Marcello in mano. Marcello invece si alza e dice la cosa cazzo più giusta del mondo. Non se lo fila nessuno. È quello che sta dicendo. L'avevo già detto io. Avevo ragione. È quello. Che cosa intendo con questo? Che una persona che non ha energia, che non vuole ascoltarmi. Vorrei questo se fosse chiaro. Che una persona che non ha energia non riesce a trasmettere il suo punto di vista sugli altri, non può educare nessuno. Perché nessuno ascolta. Nelle classi c'era lo sfigato della classe. Quello che ci prendeva uno schiaffo a tutti. Quello era sempre una persona con poca energia. Non sto dicendo che andava minato. Sto dicendo però che era sempre un caso di poca energia. Lo sfigato. Lo ripeto. Lo sfigato. Perché lo sfigato? Perché qua torna una bomba. Se io giro l'ago della bussola e attiro quello che è in sintonia con me, se io ho energia di quel tipo attirerò soltanto cose che vanno storte. E quindi sono sfigato di due. Perché anche se dico una cosa giusta, non mi si fila di terza nessuno. È un'esperienza sta incredibile. Senti anche come senti più energia, spero che stai andando forte. Però adesso sconto. Meglio fare così. Cerca di seguirmi.
Allora perché ti attacco sta pippa sull'energia? Perché vedete, se il sale della terra è l'uomo, e se l'uomo deve ricevere delle verità per espanderle intorno a sé, se non ha energia non espanderà niente, perché nessuno se lo chiederà. A volte i maestri, o Dio, ditelo come volete, danno energia a una persona, non perché quella persona faccia il galletto e il figlietto, ma perché possa essere ascoltata. E questa persona emanando energia, emana autorità naturalmente. La si ascolta naturalmente, ha energia. Forse non sono d'accordo, ma l'ascolto quello che dice. Quindi tornando a noi, quanto è importante accendere la forza nucleare contenuta nel nostro nucleo, nel nostro centro. Quanto è importante questo? È importante per poter avere un'attenzione dagli altri e poter aprire una porta in chi ti ascolta. Se tu non hai energia, non ti si fiderà nessuno. In natura, l'animale che si accoppia di più è quello che ha più energia, perché ha il seme più forte. Questa è una cosa molto forte. Così, ritorno alla domanda di prima, posso aumentare la mia energia? In Cina si chiama Qigong. Tutto ciò che aumenta la mia energia, non per forza respirare un modo o mettersi il cappello da vista. Aumentare la vibrazione, la potenza, il magnetismo che emana da me. Bene, questo, se lo capite, è un cammino di crescita sacro, dove gli sciamani, gli iniziati di tutte le religioni, facevano camminare i loro studenti, i loro adetti, i loro discepoli, e infine i loro maestri, ma a prescindere emanare le loro verità agli altri. Esattamente in questo senso, aumentare piano piano la mia energia. E qual è la via diretta che non hai nominato? Prima che mi dimentico di nominare. Io ho parlato di alimentazione, ho parlato di pensieri e emozioni come via indiretta. Cioè, è molto profondo questo. La dinamica del pensiero è molto profonda, e quando ci entreremo, anche se tanti che già la conoscono, andremo un po' in profondità, vi affascinerà tantissimo questo, le nostre emanazioni, le onde radio che emaniamo e che attirano ciò che pensiamo, è fortissimo questo. Ma qual è la via diretta per aumentare la mia energia? Sperimentare Dio. Patanjali insegnava esattamente questo. Colui che arriva nella preghiera, nella meditazione, a sperimentare Dio, lo chiama Samadhi, uno stato oltre la dualità. Non ha niente a che fare con i miei pensieri, anche elevati, con la mia genialità, con i miei sentimenti più buoni del mondo. Il mio corpo più che energia è figo, guarda la cosa che c'ho. Sperimentare Dio, tutto ciò che è al di là della dualità, quest'essere misterioso, la parola Dio non mi piace neanche tanto perché è stato veramente un pugno spontaneo, quest'essere misterioso, questa intelligenza suprema che è immanifesta ma che sostiene tutto ciò che è manifesto. In fisica si chiama il problema della massa mancante. Fortissimo. L'universo, le stelle, i pianeti, le galassie lontane si muovono come se ci fossero delle masse che noi non vediamo. Fortissimo. Questo ha portato fisici del calibro di Stephen Hawking a postulare l'esistenza di buchi bianchi, il contrario dei buchi neri. E cioè un punto dell'universo in cui appare la massa. Non si sa da dove, non si sa come. Appare la massa nell'universo. Ma pare che nei primi migliaia di anni in cui appare non è vista. E ma dove non si sa cosa sapere. Non è vista. Ma da dove appare la massa? Il buco nero si succhia tutto, pure le onde luci. E invece il buco bianco emette la massa improvvisamente. L'universo non c'è e adesso c'è. Come se venisse da un universo parallelo. Stephen Hawking dice un'altra cosa, lo conoscete? Non vivrà ancora tanto. È uno dei più grandi fisici attuali, è accartocciato su una sedia a rotelle. Non riesce neanche a parlare, sta sempre vecchio, probabilmente si spegnerà entro breve.
insegna fisica, dove l'ha insegnata Newton, l'altra sigla di Newton, fortissimo. E lui dice che quando arriveremo qui quando arriveremo qui avremo le macchine temporali, la macchina del tempo, molto pericolosa. Che ha fatto Lincoln? Ci vado, ci appaio, lascio la bomba e sparisco, cosa molto pericolosa, molto peggio della bomba atomica. Quanto costa una casa a Cortina? No, fai 450, ti compro due piedi. Appai a Cortina, mi compro due pienini, gli lascio 21 lire, l'intesto al mio nonno, e poi riappaio il nipotino. Niente male, cioè potrei distruggere completamente l'economia. Ed ecco perché, tornando a prima, a non dare le perle ai porci, certi meccanismi sono pericolosissimi. Io credo che i grandi maestri, alcuni di questi, a cui uno di quelli chiamo più grandi, Yoshua di Nazareth, fossero capaci di marcare un spazio temporale. E ecco perché Gesù stava insieme a Mosè. Vi ricordate? Sulla montagna, quando Pietro, tutto emozionato come un cagnolino, ma che faccio, dipende? Tu sei fatto, Pietro, vattene, lasciaci giù, non puoi capire questa cosa, vai. Ma quello è proprio Mosè, maestro. Che figo, sei proprio il maestro mio, ma sei proprio Mosè. Bellissimo. Pure camminare sull'acqua, materializzarsi in tanti posti, cose che anche i santi hanno materializzato, hanno vissuto, alcuni santi, altri no, come Ramana Maharshi, che non ha mai fatto cose miracolose, ma ha fatto il miracolo più grande, trasmettere Dio al mondo. Quindi ripeto, la mia enfasi non è sui poteri, ma c'è qualcosa che viene dal mistero, c'è qualcosa di manifesto. Che cosa vuol dire il manifesto? Vuol dire qualcosa che non si manifesta, e quindi non possiamo conoscere l'esistenza. Non lo vediamo, non ne sentiamo l'odore, non possiamo misurarlo con qualche strumento. Non può essere conosciuto. I mistici dicono che tutto viene dal manifesto e tutto prima o poi ritornerà. Nell'induismo si chiama i cicli di Brahma, di distruzione, creazione e mantenimento. Shiva, eccetera, anche cose più interessanti. Ma non sono importanti. So che dovresti dire, questa cosa la sapevo, non è importante questo. Ci qui calor, no? Dell'esistenza, fortissimo questo. Ebbene, quando un uomo o una donna arriva dopo vite e vite a sperimentare una sufficiente maturità spirituale, le esperienze mistiche più profonde si aprono alla sua coscienza. E se quest'uomo, questa donna dirigono bene le proprie energie, senza perdersi nel loro carisma, nel loro talento, senza vivere per lavorare, senza vivere soltanto per la casa, vivere soltanto per i figli, ma avendo uno spazio in cui possono dedicare energia, allora nella loro vita appare la sperimentazione di Dio. Stati di coscienza profondissimi, in cui l'uomo inizia a sperimentare la sua vera natura, benché da anni e anni la legga, abbia sentito maestri spirituali, quando la vive, ha l'esperienza diretta. E solo questa è la via diretta a aumentare tantissimo l'energia. Perché aumenta l'energia quando uno sperimenta Dio? Perché nel momento in cui lo sperimenta, ha improvvisamente, contemporaneamente, una missione. Ora lo devi trasmettere. Esiste una legge occulta per quale, quando sperimenti certe cose, non puoi tenerle solo te. Nella tua vita dovrai segnare ciò che hai vissuto, dovrai trasmetterlo. Non dovrai per forza costringere gli altri a vivere, non è il loro karma. Magari lo vivranno tra te vite quello che hai vissuto, ma tu oggi devi trasmettere quello che hai sperimentato. E per fare questo, ti diamo loro l'incenso da mirra. Non ti mancherà il sostegno economico. Se ti servirà, avrai l'oro. Dici, fortissimo questo. Se ti servirà, avrai il profumo che attirerà gli altri. Ma non sarà la tua. Ti viene solo data per trasmettere il Dio. Ma non montarti la testa. Sei arrivato fino a sperimentare Dio, sai che non esisti, sai che sei illusione. Sai che la vita è un'illusione. Sei pronto? A non credere più nella vita.
a vedere che la vita non è vera e che noi pensiamo reale tutto ciò che non è reale. Sei pronto? Ebbene, ti servirà l'incenso e la mirra, l'amarezza della vita, perché tu vedrai che nella zizzania che è grande, un passo indietro. Ultima cena. C'è Gesù che vede l'ultima bruschetta nel piatto. Scusate, l'ho già raccontata, ma cos'era? Pietro, vuoi forse tu quest'ultima bruschetta? Maestro, è per te, non lo farei mai. Luca, vuoi forse tu quest'ultima bruschettina? Maestro, non potrei mai. Sì, Gesù passa da una lieva all'altra. Maddalena, vuoi forse tu quest'ultima bruschettina? Maestro. È per te. Tutto questo c'è Leonardo laggiù che dipinge. Questa scena bellissima va avanti perché Gesù è un maestro ed è talmente amorevole che non fa, oh, ma magno io, no, ma il tempo per un maestro non esiste, con calma, intanto i discepoli guardano l'ora, che cazzo, magna di sta bruschetta, no, calma. Gesù guarda profondamente tutti prima di chiedere la cosa, passano quarti d'ora prima della domanda, però ormai lo conoscono, ci stanno. Tutto questo c'è, la finestra aperta e due candele accese vicino alla finestra, questa luce bellissima, questo maestro che emana una potenza incredibile. Giuda, vuoi forse tu questa bella bruschettina? E così la cosa va avanti. No, maestro, non potrei prendere mai la bruschettina. Veramente, mangia. Così la storia va avanti. Ci sono molte più persone che 13 a questa cena, ma quella tradizione non vuole che si dica, quindi non lo diciamo. E così Gesù, appagato, felice, allunga la sua mano divina verso la bruschettina. Improvvisamente una folata di vento spegne le candele. E si sente. Nel buio si sente un urlo terribile. Maria Maddalena, preoccupata per il suo amato, va a correre, accende la candela e c'è la mano di Gesù con 12 forchette sopra. È bellissimo, vedete? Alcune barzellette vengono dal genio. E anche questo è geniale. Perché racconto questa storia? Vedi? Fin quando io non sperimento la divinità, quindi gli stati profondi di coscienza, la via indiretta può essere in qualche modo diretta da me. Io la controllo, io la metto in atto, come mangio, come respiro, quanto pratico meditazione e preghiera. Meditazione e preghiera è intesa come qualcosa che io faccio, una pratica sana e giusta, oppure pensieri che io emano, ma è sempre qualcosa che io controllo, io ho la volontà di attuare e io ho la volontà di non attuare. Ma quando accade le prime esperienze veramente di assorbimento profondo, come chiamava Gautama il Buddha, allora c'è qualcosa che io non controllo più, ma che inizia a controllare me. Questo qualcosa farà in modo che io non ho più bisogno della via indiretta, o perlomeno non mi servirà più direttamente. Mi nutrirò bene, posso fare esercizi di respirazione, posso anche praticare meditazione, ma non servirà più,
perché l'energia di cui ho bisogno mi viene data, non me la devo più creare io. Mi viene data semplicemente per un motivo: diffondi quello che hai vissuto. Ti viene dato il potere per diffonderlo, ti viene data l'autorità per essere ascoltato. Vieni messo in una condizione di vita in cui puoi esaudire i tuoi piaceri, i tuoi desideri. Un iniziato può avere ancora desideri sessuali, amare ancora le belle cose. E tutto questo, la cosa incredibile, è che gli vengono date tantissime. È incredibile questo. Ma semplicemente perché in tutto questo venga posta nelle condizioni di finire completamente di essere attaccato alle cose belle. E quindi, vedendo e vivendo le cose belle, lasciarle completamente andare per arrendersi completamente a Dio. Non solo, ma la sua trasmissione della verità diventerà sempre più potente, affinché il suo destino abbia atto, sia compiuto. Perché parlo di queste cose? La mia domanda è: di che cosa parli di solito? Di che cosa ti interessi normalmente? Quello che dico sempre è che io trovo nelle peggiori persone quelle cosiddette spirituali, perché sanno tutto. Sono i farisei del 2011. Sanno tutto. Le leggi d'attrazione, i chakra, l'illuminazione, sanno tutto. Ma non sperimentano niente di profondo. E quindi emanano soltanto regole, non amore. Non desiderio per sperimentare Dio. Il fatto è: cazzo, se devo diventare così è meglio che lascio perdere. E questo purtroppo è il messaggio che emanano. Non attirano le persone alla verità perché non l'hanno sperimentata in profondità, l'hanno solo creduta, capite? E questo è terribile, è terribile. Proprio l'altro giorno parlavo con un caro amico che è uno stupidotto. Io penso che un caro amico, quando si è stupidotti, vanno dette queste cose. E mi diceva, no? Che mi diceva di tutto questo, una serie di cose, si è riavvicinato alla Chiesa così, no? E mi diceva: no, perché il male esiste, il male è contro Dio e queste cose qui, no? La dualità ancora, vedete? Questo è buono su un piano molto superficiale. Chi ha creato il diavolo? Chi ha creato il male? Fortissimo questo. Socrate diceva che chiedendosi le cose diventiamo più profondi, no? Così, vedete, io non voglio imbattermi in un discorso filosofico ai piedi del Monte Faloria, che può avere un suo fascino in un certo momento della vita, no? Ma ti chiedo soltanto: il male chi l'ha creato? Fortissimo. L'ha creato il creatore di tutte le cose o c'è un secondo creatore? E se l'ha creato l'unico vero creatore, può essere contro il creatore stesso? Vedete? Questo è ciò di cui parla questa parabola profondissima. È potentissimo questo. E cioè, permettimi di dirla così, ne parlavo l'altra sera ai profondisti, quando il sacerdote ha lasciato la croce della via Crucis appoggiata al muro. Che cosa vuol dire prendersi sulle spalle la propria croce? Essere un po' smunto, un po' qua a terra, c'è niente da ridere, no? Questa è una sfiga. Dio non può essere canalizzato da persone sfigate, cazzo, punto esclamativo. Come può la grandezza essere canalizzata dalla piccolezza, dalla brutalità, da un essere comune? Ma come? Gesù dice una cosa fortissima: siate uomini normali. Ma che cosa intendeva? Più il praticante aumenta la sua dignità, la sua energia, ciò che emana, e più è pronta a canalizzare l'energia elevata. Una persona sfigata non può canalizzare qualcosa di elevato. Un merlo, per cantare così bene, deve essere un merlo. Capisci? Non può prendere un peluche e farlo cantare come un merlo, anche se da lontano sembra quasi un merlo. Ma che una fucilata se la becca lui, se è in periodo di caccia, ma sicuramente non rimanerà un canto. Mi segui? E qui arrivo all'ultima cosa che vorrei raccontare. Ho
oggi vorrei farmi fare una meditazione bella profonda, diciamo così, quindi non ho più un'opportunità di questa. Il passaggio tra la via indiretta e la via diretta è l'alchimia interiore delle mie debolezze, di cui ho già parlato e che mi ero riproposto soltanto di chiudere con un discorso. Abbiamo già visto che nelle mie debolezze è insita tutta la mia forza, e che una persona per l'ultima sigaretta è pronta a attraversare scalzo l'intera Roma di notte, quando non sarebbe mai né la suocera né la moglie. Magari l'amante, ma da notte passo le mani con calma, capisci? Ma per l'ultima sigaretta non c'ho il pacchetto di sigarette, o per quel goccio di whisky che sono alcolizzato, e la chiami debolezza? No. Abbiamo già visto questo, lo ripeto velocemente. La debolezza è forza congelata dentro di noi, che l'iniziato scioglie e rimette a disposizione di se stesso. Vi ho fatto notare questa lettura molto profonda di San Paolo, che la chiama una spina nel fianco, vi ricordate? Quando dice ho chiesto a Dio tre volte di toglierla, ho pregato a Dio tre volte, quando mi pregava, Non era, senti a Gesù, fammi la santa questo esame, toglimi sta spinetta. Qui parla di stati di coscienza talmente profondi, come dicevamo anche a Tagliato, io muoio ogni giorno. Quindi la sua preghiera è una stato di coscienza in cui entra uno stato di morte, veramente, cioè il Samadhi, come chiamate in me. Incredibile questo. Perché tanti sacerdoti non insegnano le persone a pregare di più? Se leggete la vita di San Francesco, faceva una cosa enorme. Insegnava le persone ad agire e a pregare. E diceva loro, non chiedetevi troppe cose, non diventate dei sapienti che sanno tutto di Dio. Fortissimo, avete letto voi? Che ti leggi? Che ti leggi la vita? Vedete, leggete qualcosa di profondo. Leggete cose profonde. Ma io all'università, l'università non fa test, quello che leggi all'università solo perché c'hai gli esami. Senza esami le cose, non avresti mai lette. Scusa se te lo dico. Critica la ragione pura, non letta, l'hai letta perché c'hai paura dell'esame. Te la leggeresti adesso? Leggi le cose profonde, guarda i quadri belli, osserva l'arte, innamorati delle cose belle, perché questo ti eleverà, ti toglierà da qui. Un bruto davanti a un quadro di Van Gogh non si può emozionare, però sa tutto del Grande Fratello. Sa tutto, capisci? Fortissimo questo. Se una persona accelera il suo percorso, il suo processo, deve accelerare tutto, la sua energia deve manifestarsi in interessi più elevati, in una profondità maggiore, in un acume, in una capacità di essere profondissimo e silenzioso quando è il momento, e nel saper parlare profondamente toccando i cuori degli altri quando è il momento. Capisci? Fortissimo questo. Anche leggete i grandi classici, io lo consiglio tantissimo questo, fortissimo. Il male e il bene, se tu che cosa pensi di questo? Che cos'è Dio per te? Che cosa pensi che sei nato per fare che? Ho detto male, non ho la sua idea. Cioè, perché sei nato? Perché sei nato? Non mi interessa cosa dice Osho. Che cosa senti nel tuo profondo? Perché quello è il tuo livello di coscienza ed è da quello che devi lavorare. Io sono nato per manifestare il suo figlio della mignotta. E questo accade. Questo accade. Io leggo De Mello e poi mando a far culo quello perché mi passa in Italia un attimo la strada. Stavo leggendo un attimo tutti i beati umili. Oh, capisci? Che cosa senti? Perché sei nato? Te lo sei mai veramente chiesto da solo, in profondità? Che cosa sento? Qual è la missione che ho? Vedete, la voce dei maestri parla attraverso le domande profonde che ci poniamo. Se io mi chiedo che fanno su Sky alle 21.30, non arriva la voce del maestro, tu devi realizzare Dio, non arriva. La più grande arenale di Dubai, ma quella non è la voce del maestro. Capisci? Non so, mi piace tantissimo scherzare. Penso che Dio è la gioiosità e la scherzosità
incarnata e disincarnata, ma penso anche che dietro lo scherzo bisogna trasmettere cose più profonde. Se non lo posso vedere, fa male. Può dire peggio, perché? Veramente. Perché sei nato? Perché sei nato? Se ripercorri la tua vita, la tua infanzia, la tua scuola, i tuoi studi, il tuo amore, la tua casa, il tuo lavoro, la morte dei tuoi cari, o di persone che ti sono state vicino, di persone importanti, la morte è sempre presente nella nostra vita. È un grande maestro che ha iniziato la morte. E la morte di una persona più importante della mia vita mi ha lasciato un'energia enorme, che ho capito e sto capendo solo anni dopo. Perché nasciamo? Perché sei nato? Non perché nasciamo, perché vedi, perché io sono andato in sociologia, te dirò che la gente fa besa. No, te. Tu, perché sei nato? Che cosa chiedi alla vita? Che cosa chiedi alla vita? Oltre ai desideri materiali, sensuali, sessuali, hai qualche richiesta profonda? Veramente desideri realizzare Dio, sperimentare la verità? Sapete, le persone mi vengono a dire quel libro The Secret. Io vorrei attirare una bella Lamborghini, che a me piace tantissimo, verde acido. Può attirare questo, quest'altro. Io non mi comprerò mai una Lamborghini, ma mi potrebbe essere regalata, perché no? Non è la prima volta. Beh, i beni materiali sono importanti. I beni materiali sono importanti. Un iniziato gioisce dei beni materiali. Socrate era appassionatissimo delle belle vesti. Krishnamurti amava gli orologi. È interessante. Amava gli orologi di altissima qualità, come quelli che vende Marcello. E amava le cose profonde, ma non viveva solo di questo. Vedete, perché io sento persone, ma pure Socrate amava le cose belle, le cose materiali, ma non solo quelle, cazzo, come ti stavamo a dire. Cioè, un iniziato vede nelle cose materiali una bellezza del materiale, un'incarnazione della bellezza. Capisci? Così io ti chiedo, come stai dirigendo le tue energie? Che cosa desideri? Che cosa chiedi alla vita? Quindi quasi sempre noi ti diamo soltanto cose comode, pratiche, anche cose belle, la salute di mia mamma, ma prima o poi devi morire tua madre. Chi è? I mortacci tu? Ci posso fare una domanda terribile? Lazzaro, tu stai? È risorto o è rimorto? È vero, capito? Mi è bloccato, sì, è vero, è risorto e è rimorto. Se non sarebbe qua, non lo conosceremo, insomma, a fianco a Obama, cosa. Non ti prendo in giro, la religione è meravigliosa, ma quando conduce a confusione non è religione, capisci? Così, come Lazzaro, anche noi ci andiamo presto. Vedete, io con scorsione dicono, Gesù diceva che il regno dei cieli è vicino, ma lo diceva 2000 anni fa, dove sta il regno dei cieli? Lui risponde in maniera sempre un po' da grattatina, guarda che è vicino alla tua morte. È vicina alla tua morte. La tua morte è qui, è qua. È sorella morte, come la chiamava il grande Francesco d'Assisi. Che cosa desideri tutta la vita? Facci caso, sono sempre desideri molto incentrati su di te. Sempre incentrati su di te. Su di te, inteso come questa zona qui, la parte bassa. Capisci? C'è il libero arbitrio che nessun maestro valicherà mai di te. Se tu non desideri sperimentare Dio, perché ti dovrebbe arrivare la sperimentazione di Dio? Quando quella distruggerà la tua vita personale, e trasformerà completamente la tua vita affinché tu diventi un paladino che deve, ha una missione. Molto più comoda è ridere una bella casa, una bella macchina, un bello yacht. Quello è comodo. Sperimentare Dio non è comodo. Perché il momento in cui lo sperimenti ti viene dal sigillo. Il momento in cui lo sperimenti lo devi già riespandere, è una missione. E magari dei figli, è un lavoro, come fai?
Mi segui? Capisci questo? Che cosa desideri? Fortissimo, chiedetelo. Puoi avere desideri più fini, più in alto. I santi non sono le persone noiose che ci vivono. Fate buoni, fate bravi, Gesù vi vuole bene. Se fai quello bambino, Gesù piange, il piagnone Gesù. Questi non sono i santi. Non sono i santi. I santi sono persone profondamente gioiose, potentissime. Capisci? Ora ti farò fare un esercizio, ti inviterò, dopo esserti rilassato, rilassata, a chiederne in profondo qualcosa. Questi modi di usare la nostra energia sono modi, vie di potere interiore che possono accendere il tuo potere. Una persona non può avere potere se consciamente non lo cerca. Non può essere un errore. Ci deve sempre essere dietro la consapevolezza. Io ti invito a chiedere qualcosa di reale, non chiedere la pace nel mondo. Perché dico questo? Perché sei sicuro che il mondo non abbia bisogno della guerra oggi? Perché c'è da sempre la guerra? Fortissimo questo, benissimo. E allora, io posso chiedere più consapevolezza, sì, ma non chiedere l'effetto della consapevolezza, perché non sta a te. Capisci? Chiedi sempre qualità, ma non chiedere mai un effetto, perché potrebbe essere qualcosa che apparentemente è buono, ma in realtà non è buono. Capisci? Per esempio, faccio un esempio. Io tocco Marcello e divento un bel ragazzo. Olivetta non lo cito perché non ho questi poteri. Io tocco Marcello e diventa un bellissimo ragazzo. Scherzo, ovviamente. E diventa un figaccio pieno di donne. Dove è Martina? C'è Martina. Già c'è una ragazza bellissima, mettendo tante altre ragazze e così. Marcello, diventando così bello, diventa uno superficialone. Perché inizia a essere circondato da persone belle, da ragazze interessanti, da persone che lo attirano. Si perde completamente il centro della sua vita se non ha abbastanza centratura. Cioè, la cosa che apparentemente era un dono lo distrugge. Per esempio, i cartelli pubblicitari sono pieni di bellissimi modelli e modelle con gli occhi spenti, con gli occhi ottusi, brutti, superficiali. La loro luce, guardatemi quanto sono bella, mi piacerei, eh? Capite? Sì. Però è molto superficiale, non c'è profondità. E così io prendo una persona e la rendo stafighissima, veramente faccio il suo bene, ma lei quello stafigo lo fa perdere completamente. Forse conoscete la storia di Ganesh in India, questo uomo bellissimo, questo principe, sempre ritorna alla nobiltà, no? Che era talmente bello che non riusciva a meditare, tanto le donne lo cercavano. È una storia molto profonda perché riguarda ognuno di noi. E chiede a Dio di potersi dedicare di più alla meditazione, di poter essere lasciato in pace. Era bello in tanti sensi Ganesh, immanava bellezza, le persone lo cercavano e lui non riusciva a dedicarsi all'introspezione. Ebbene, oggi lo conoscete tutti perché Dio gli ha donato una testa da elefante, da elefante. Ed è una divinità indiana con la testa da elefante, lo conoscete? No? Ebbene, potresti immaginare che la testa da elefante è un dono di Dio? Direi al limite qualcos'altro che mi hai fatto del vestito di ma la testa no? E invece sì, capisci? E così, vedete, io faccio un esempio molto molto semplice, per favore ascolta. Quello che chiedi per un'altra persona non sai se veramente è il suo bene. Io so che cosa è bene, che lui non abbia più tumore, sei sicuro? E se quella persona, vedete, voi direte, ah sì, va bene, ma io so che è così, lo sento. Se questa persona fosse nata per imparare a morire e magari in un'altra vita, e tu non lo sai, ha sempre temuto la morte, e in questa morte lo dovesse veramente imparare a fare amicizia con la morte, prima magari di un amico, poi di se stessa, e tu gli togli la tua lezione più importante della vita, che è anche morte e vita, non è contro la vita, quindi la fine della vita. Capite? Come fai a sapere tu veramente che cosa è bene per lui e per lei? E ora vi dirò una cosa ancora più terribile.
Non lo sai, perché non sai neanche bene che cosa è buono per te. Non lo sai. Ti ricordate quella storia che raccontava il grande Anthony Demento? Un tizio mentre prega, come si dice a Roma, ingama uno stato di coscienza profondo. Ce lo trova in mezzo e gli appare un mago, un angelo, dice, esprimi tre desideri e io riserverò. E il tipo dice subito, uccidete mia moglie. Mi getto, dice. Si risveglia, esce dalla preghiera e trova la moglie morta. A che inizia a essere attaccato dai desideri, dai sensi di colpa? Dice, mamma mia, cosa ho fatto? Ma questa donna mi ha dato così tanto amore, quanto le devo? E quindi chiede che fosse riportata in vita. Il terzo desiderio è in dubbio. È in dubbio, non sa che cosa chiedere. E così alla fine espone in preghiera questo all'angelo. Dice, io non so che cosa chiedere. E l'angelo gli dice, bene, sei maturato. Era quello che speravo. Chiedi a Dio di fare lui per te. Vedete che bello questo? Cioè, permettimi di dirla così, affidati, sia fatta la tua volontà. No, io c'ho desidere. Io voglio una casa con piscina, una giardiniera con un culo da paura, una cameriera non molto timida. Beh, la mia domanda è, perché l'universo dovrebbe dare il potere più grande a un così coglione desiderio? Perché dovresti canalizzare un potere grande per una stronzaggine così profonda? Mi dispiace, non funziona così. Non funziona così. Questi sono poterucci. I poteri più grandi accadono all'uomo e alla donna che si mettono al servizio dei maestri e che quindi diventano tramite, canali. Fai tu, non so io cosa è bene per me, mi affido a te. Capisci? Fortissimo questo. Oppure posso chiedere una qualità, una pazienza, l'amore, la luce, il coraggio di vivere davvero la mia vita. Fortissimo questo. La fierezza di venire di animali selvatici. No? Come diverso un cane da un lupo, no? Estate a Cortina, visto un'aquila bellissima, da una montagna, camminando in alta quota alla valle, se qualcuno di voi conosce, superando uno sperone roccioso, c'era una coppia di aquile appoggiata su uno sperone roccioso e pum, sono partite, hanno aperto le ali, non hanno neanche battuto le ali una volta, quasi a dire guarda quanto sono bella. E tu le vedesti girare, silenziose, nobili, bellissime, e piano piano andare ancora più su, proprio quasi senza... Avete visto la cornacchia dei disturbi? No? L'aquila rimane imperturbata, nobile, non le dai fastidio, rimane nella sua nobiltà, capisci? E così tu vedi in questi animali una dignità, una fierezza che l'uomo moderno ha completamente perso. Ebbene, facci caso, gli animali che hanno più fierezza, io amo molto i leopardi, hanno un'energia particolare. Hanno energia. Se tu guardassi negli occhi un'aquila, vince a lei, 10 a 0. A un punto abbassi lo sguardo. Gli occhiali da sotto. Perché ti buca. Un uomo non può arrivare a stati di coscienza elevati se non ha energia. Il guardiano della soglia non la lascia passare. E quando è che un uomo inizia veramente a avere energia? Adesso dico una parola brutta che a alcuni non piacerà. Quando inizia a avere anche un contegno, quando impara anche il controllo, che non è la depressione, impara a usare i suoi pensieri, impara a non dirsi bene, a non essere schiavo di una pastarella. Ha una dignità, una fierezza che vedi solo negli animali selvatici. Non lo dice in giro, non mette manifesti, ma inizia a radiare questa energia. Vede quanto è importante stare solo, stare sola, e amando pure la propria famiglia, i propri figli, il proprio lavoro, ha bisogno della sua solitudine, come ce l'ha bisogno un'aquila. Un pollo non ne ha bisogno. Hai mai fatto caso?
Un cagnolino vuole sempre stare attaccato al tuo colpaccio. Un leopardo ha bisogno di essere solo. Sapete come fanno gli esami nelle scuole inglesi? Con la X. Non è una buona cosa. Ma io ti propongo questo esame inglese. Barra chi ha più energia di questi tre. Un cagnolino domestico, un uomo, un leopardo. Tu dirai, dipende dall'uomo. E io ti dirò, purtroppo nel 99% dei casi vince sempre il leopardo. Ebbene, come posso aumentare la mia energia? Fortissima questa. Il modo di cui mi interessa parlare oggi, per chiudere anche gli argomenti che abbiamo visto le altre volte, è quello dell'alchimia interiore. Ama la tua zizzania. Lasciala crescere in te, la tua zizzania, affinché, non estirpandola, tu non strappi anche il buono in te. Sapete, quante persone esistono che hanno dei lati ombrosi del proprio carattere? Già ho parlato di questo, tanti geni erano terribilmente antipatici, ma erano geniali. E se io togliessi in loro la loro antipatia, o loro perdersi nell'alcol, tanti geni erano alcolizzati, o loro perdersi nel sesso, Michelangelo dipingeva tutte le Madonne con facce delle mignotte, li frequentava, i sacerdoti non lo amavano perché frequentavano pure i sacerdoti e li conoscevano. È vero. Mi propongo un quadro su tutti, oggi abbiamo internet, vi piacerebbe una volta proiettare anche delle immagini dei quadri. L'arte è un altro modo per aumentare molto l'energia. L'arte vera, l'arte non è il vomito del pittore, c'è una tensione, la vomito qua e lo chiamo quadro, no. L'arte quella che quando la vedi ti eleva, quella è un'energia potente. E io vi invito a vedere questo quadro, a proposito di Lazzaro. Quadro del Caravaggio, bellissimo, profondissimo. La Madonna morente. È un quadro meraviglioso. Ed è incredibile, perché nessuno si chiede mai, Maria che fine ha fatto? Ok, ci dopo una Lourdes, sta lì. Però anche come persona fisica, Cristo è appunto una Maria, l'incarnazione potente. Il cristianesimo è molto chiaro in questo, l'incarnazione della purezza. È bellissimo, è un aspetto della divinità. Non solo l'induismo ha una sola divinità in realtà, ma il cristianesimo in realtà ce n'ha tantissimi. E l'incarnazione di diversi aspetti, Maria rappresenta la purezza. Quello che tante mamme riescono a manifestare verso i propri figli, e solo verso i propri figli. Magari non verso un marito, verso un amico, verso un collega, ma verso i figli sì. E la Maria è questo amplificato, è bellissimo. Nella Madonna morente ci sono due cose. Primo, la Madonna la faccia di una prostituta. La più nota in quell'epoca. I sacerdoti la conoscevano bene e non accettavano questo quadro, dicendo che non era fatto bene. Io avrei preso il sacerdote e avrei detto, tieni una matita, faccio dei disegni. Disegni così, il Caravaggio non sta disegnando. Anche no. Ok, bellissimo. Ma secondo, la Madonna morente è incinta. Madonna incinta. Pensa a sto quadretto che problemini faceva la chiesa. Ebbene, Caravaggio. Nelle sue opere, davvero genio, manifesta qualcosa dell'assoluto. Perché la Madonna è incinta? Perché la verità è per ogni tempo, non è solo per 2000 anni fa. E come sapete, Caravaggio amava vestire personaggi sacri della sua epoca. Se voi vedete Gesù che chiama Matteo, no? Matteo e i pubblicani all'epoca erano vestiti come nell'epoca di Caravaggio, non come a Gerusalemme, 1600 anni prima. Okay? Perché Caravaggio faceva queste cose quando invece il sacerdote diceva, senti, sai disegnare bene, però mi devi disegnare esattamente quello che ti chiedo. E Caravaggio, certo, santità, certamente. Allora guarda, ma veramente ce lo fai come diciamo noi? E se voi leggete la storia di Caravaggio, è tutta così. Ma sicuramente. Allora io vorrei Matteo vestito così. Ah sì, eh? Sì. Poi vorrei Gesù vestito così. Ah sì. Poi faceva come gli pareva. Fortissimo. E li vestiva tutti come diceva lui. Come lui viveva nella città. Perché? Perché come San Francesco veste il presepe,
degli abiti del proprio tempo, dell'Assisi del 1200 e non della Gerusalemme di 1200 anni prima. Come Francesco sentiva che la verità è adesso, così Caravaggio sentiva la stessa verità. La Madonna incinta adesso, con gli abiti del 1560, del 1600, quando dipingeva Caravaggio, vuol dire che la verità è nel presente e che non è 1600 anni prima, nel passato. Capisci quanto è profondo questo? Non è stupendo? Perché quando studiamo storia dell'arte queste cose in classe non ce le dicono, non ce le fanno vedere? Perché dormiamo. E perché per noi conoscere un quadro vuol dire sapere con chi è stato dipinto, con quali colori, da chi, quando e in quale circostanza. Ma questi messaggetti non valgono niente perché i critici d'arte non li considerano. Ma questi messaggetti sono i messaggi spirituali dell'artista, cioè del genio. Capisci questo? Un attimo su in piedi, per favore spegnete quella luce. Spegni quella, per favore. Grazie. Grazie Marco. Occhi chiusi, facciamo qualche respirazione profonda. Prendo aria, riempio al massimo. Senti il piacere di respirare. Riempio al massimo, completamente svuoto. Ultimi cicli, espando al massimo, completamente svuoto. Ora smetti di spingere il respiro.
e con delicatezza e attenzione profonda ascolta i suoni che ti circondano. Puoi accorgerti della notte, perché gli uccelli che cantano di giorno sono già a riposo. Riposano per cantare anche domani. E lasciano posta agli uccelli che amano la notte, che sono più rari. Profondamente dentro di te chiedi una qualità che senti importante nella tua vita presente, nel tuo capitolo di vita attuale. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Non riempirti di parole, poche parole, una, due, e poi lascia spazio al silenzio. Apri le mani e dal profondo emana agli altri quel che hai chiesto per te. Se hai chiesto energia, osserva un mondo con più energia, con persone più accese. E così se hai chiesto amore, pazienza, fiducia, arrendevolezza, ricorda quella legge fondamentale. Puoi ricevere soltanto quel che già sai dare.
Ispirazione profonda. Ringrazia a tuo modo. Nel moderno manca tantissima gratitudine. Sii grato. E lentamente siediti. Ti farò rialzare da un po'. Grazie, Riccardo. Allora, scusate per gli occhi, ma potreste riaccendere la luce quella lì? Cioè, chi è vicino all'interruttore? Ah, grazie. Grazie, scusate, lo so che appena... Dentro le parole di Gesù sono contenute delle verità enormi che aspettano di essere vissute nell'uomo e più, che aspettano di poter agire sull'uomo per elevarlo, per renderlo partecipe a portare il regno di Dio sulla terra. Per renderlo un uomo di Dio e per lavorare dentro di lui, dentro di lei, di vita in vita, piano piano, piano piano, senza fretta. Il guerriero non ha fretta, ma ha legna d'ardere. Quindi ascolta attentamente. È molto forte che ci sia il fuoco qui in mezzo. Il fuoco, la zizzania è qualcosa da bruciare, ma non da buttare. Il regno dei cieli è come un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe, fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono a chiedergli: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene tutta questa zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il buon grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme, fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Matteo 13, 24, 30. Chi è il nemico? C'è un nemico? Beh, 2000 anni fa, non lo so, la storia di Rocco. Chi è il tuo nemico? Non sono un biblista, né lo sono, né mi interessano questi studi, perché sento più adatto a me altri modi di approcciare questo. Chi è il tuo nemico? C'è un nemico che di notte, di soppiatto, viene a segnare zizzania e poi sparisce. Non si sa neanche chi è. Ma il Vangelo è una cretinata. E se non è una cretinata, è solo uno che c'era 2000 anni fa, si è morto pure lui, Lazzaro. Meno male, ti è toccato pure a lui. Nella tua vita, chi parla di nemico? Fortissimo questo. Leggi così queste parole, chiediti le cose in profondità. Qual è il mio nemico? Qual è la realtà fuori dall'agricoltura di cui si sta parlando profondissimamente in queste parole? Più forti, più potenti di una bomba nucleare. Sono venute veramente da un uomo di potere elevatissimo. Il diavolo? Il male contro il bene. Di fatto questa è l'interpretazione che spessissimo sentirete. E alla quale io non sono. Se c'è questa interpretazione, vuol dire che bene che ci sia. Se no anche senti qua, perché tu devi accettare tutto, devi accettare ogni cosa. Che cosa c'è quell'interpretazione? Mortacci fuori, ci dovrebbe essere. Allora io non accetto questo. E come posso dire agli altri di accettare le cose quando io non accetto? Mi segui? Qual è il nemico? Fortissimo questo. Quando avanti la medaglia. Vedete, queste domande,
queste risposte sono molto molto importanti. E qui, cari amici, abbiamo a che fare cose più profonde dell'esistenza. E poi senti qua, venne il suo nemico mentre tutti dormivano. Un gufo. I gufi sono creature meravigliose. Chiaramente non ho visto uno da vicinissimo. Bellissimo. Sembra lì che fai di qui? E io, che fai? L'occhio è enorme. Che dubbi? Gufo di energia. Gufava sì. Ha detto di Tommaso che ho messo male. Se io traccio un solco su questo pezzo di carta, io ho un attrito nella mano, ma se io traccio un solco più forte, io ho più attrito o meno attrito? Cafoni, cafoni, proprio. Che cosa fondamentale. Ma aspettavo una...